Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Oggi parleremo in modo ristretto del tema UE alla ricerca della sua finalità politica. Questo podcast è un commento ad un webinar che ho visionato in YouTube con titolo simile, in cui sono state dette una marea di disinformazioni giuridiche, economiche, politiche, oltre che storiche. Insomma, un totale travisamento di nozioni e di fatti. Erano talmente grosse questo travisamento che, ecco, oltre che a lasciare un commento, ho poi deciso di farci questo podcast con lo stesso titolo del webinar, appunto per fissare una serie di concetti importanti che sono stati travisati completamente nell'altro podcast, che se vorrete lo potete trovare per curiosità linkato nella mia descrizione. Dunque, in questo breve podcast parlerò rapidamente di che differenza corre tra una federazione ed una confederazione, dove risiede la sovranità e come si promana. Ecco, sono nozioni che si imparano al primo anno di superiore dell'istituto tecnico commerciale, ma poi si ritrovano anche nelle facoltà di economia. Poi parleremo infine del tema UE alla ricerca della sua finalità politica, punto di domanda. Ecco, non perdiamo tempo e tuffiamoci a bomba. Eccoci qua dal sottofondo del audio, potete capire già dove voglio andare a parare. Unionisti contro confederati. Ecco, la guerra di secessione americana, la più nota in tutti i libri di storia, la si studia ovunque, alle elementari, alle medie, alle superiori e poi eventualmente anche all'università se uno fa storia. Ecco, che cosa abbiamo? Nella guerra di secessione americana abbiamo i confederati, gli stati del sud, che alcuni stati si erano appunto confederati perché non volevano andare ad accettare quello che arrivava come legge dalla federazione. Infatti gli Stati Uniti d'America, quando ebbero a nascere, nacquero prima come confederazione, mettendo, diciamo, in comune politica estera e difesa, perché avevano paura della Gran Bretagna, dopo che praticamente erano usciti a ottenere la propria indipendenza. Le piccole colonie che erano uscite a staccarsi dalla Gran Bretagna con l'aiuto della Francia, per paura di essere pappati dai francesi oppure dagli inglesi, crearono appunto la Confederazione, politica estera e difesa. Successivamente, nel 1787, la Confederazione americana mutò in Federazione americana. La Federazione americana, ecco, come si differenzia, diciamo, da una confederazione? E qui andiamo a vedere. Dal potere dell'autorità centrale. In una confederazione ci sono pochissimi poteri, che sono stati appunto devoluti dagli stati nazionali che si sono confederati. Gli stati nazionali mantengono la propria identità e praticamente hanno deciso di devolvere alcuni limitati, pochi e ristretti poteri alla confederazione. Quando la confederazione intorno al 1861 in America ebbe a nascere, gli stati confederati ebbero a devolvere la difesa e la politica estera, perché non accettavano che cosa? Non accettavano le leggi della federazione. Infatti la federazione ha poteri più ampi, oltre a occuparsi dell'aspetto della difesa comune e della diplomazia, si occupa anche di materie economiche, legali e anche della sfera di altre sfere praticamente giuridiche, andando a impattare negli stati membri. Difatti gli unionisti, giacche blu, ebbero, diciamo, a varare il decreto di libertà degli schiavi. Questa materia non fu accettata dagli stati del sud, che si legarono in una confederazione rifiutando, diciamo, le leggi federali che avrebbero dovuto avere una cogenza dentro i loro stati, e quindi si staccarono creando una confederazione. Le differenze tra federazione e confederazione e tra autorità centrali si riconoscono nel fatto che appunto nella federazione l'autorità centrale è molto forte, il governo federale, diciamo, è la sede del governo che si promana verso l'esterno, mentre in una confederazione il potere dell'autorità centrale è molto debole, proprio perché le materie che sono state devolute dagli stati nazionali sono poche, ristrette e limitate.
Inoltre, se si guarda praticamente dall'estero, diciamo dall'esterno, una federazione e una confederazione, in una federazione gli stati che si sono federati scompaiono e abbiamo soltanto una federazione con un'unica difesa, quindi con un unico esercito, con un'unica marina, con un'unica aviazione e con un'unica politica estera. Per intendersi, il Tennessee non ha sostanzialmente un ministro degli esteri e non ha praticamente armate che praticamente autonome, che derivano, diciamo, dallo stato centrale del Tennessee. E nessuno mai, il Tennessee non si sognerebbe mai di attaccare il Kansas oppure il Kentucky, il vicino Kentucky, tantomeno il Kentucky vorrebbe andare a attaccare il Tennessee. In una confederazione invece gli stati nazionali mantengono la propria identità e praticamente si confederano, ossia cedono delle potestà poche, ristrette e limitate solo su alcune materie. In Europa l'Unione Europea, diciamo, si poggia su materie che derivano dalla gestione della politica monetaria, che deriva dall'abolizione dei rischi di cambio, nati praticamente prima con il serpentone monetario, poi con l'ECU e poi con la nascita dell'euro per abbattere appunto i rischi di cambio. Poi sul mercato unico, sulla libera concorrenza e quindi il controllo della Confederazione UE sul fatto che non ci siano aiuti di Stato che possano, diciamo, ledere la concorrenza all'interno dell'Unione Europea, oltre che alla libera circolazione di merci e di persone solo limitatamente, diciamo, alle persone che fanno parte degli stati che si sono confederati. Queste sono le fondamenta della Confederazione dell'Unione Europea. Poi abbiamo nel Parlamento Europeo una serie di fondi di coesione e di solidarietà che però non hanno nulla a che vedere con le competenze. Infatti, praticamente, che cosa succede? Succede che quando vengono rilasciati i fondi europei, non tutti, diciamo, le nazioni confederate dell'Unione Europea li accedono e li spendono. C'è chi li spende tutti, c'è chi li spende in parte e c'è chi non li spende. Quindi la coesione dei bandi dei fondi europei di coesione non sono delle leggi federali che impongono la loro spesa, tant'è che in Italia se ne spende poco, nulla, quasi zero. Altre differenze tra confederazione e federazione riguarda la sovranità. Ecco, la sovranità in una federazione praticamente promana, la prima fonte nell'ordine delle fonti giuridiche in testa a tutti, c'è l'atto della Costituzione americana. Successivamente abbiamo le leggi federali che vengono emesse dal governo federale e poi al terzo piano, come ordine inferiore, abbiamo le leggi che vengono emesse dagli stati federati, che vuol dire che gli stati federati con la propria costituzione e le proprie leggi non possono andare a ledere e a contrastare né le leggi federali né tantomeno la costituzione iniziale, che è la primigenia. In una confederazione invece la sovranità e l'ordine delle fonti è diverso, perché in testa a tutti, poiché gli stati sono sempre nazionali, in testa a tutti c'è la costituzione di ogni stato nazionale. Al secondo piano abbiamo le direttive, in particolar modo le direttive europee, per intendersi al volo. Al terzo piano abbiamo, diciamo, le leggi praticamente italiane, decreti legge, decreti delegati e poi c'è un altro tipo di legge, che sono appunto le leggi ordinarie. Quindi in Italia abbiamo i decreti legge che hanno cogenza di legge e durano 60 giorni. Poi, se non sono convertiti in legge dal Parlamento, decadono. Poi abbiamo i decreti delegati, in cui praticamente è il governo che prende l'iniziativa di legge e va a legiferare su delle materie che ha ricevuto la delega dal Parlamento. Quindi il Parlamento gli dice al governo: su queste materie XY pensaci te a praticamente fare la legge. Il governo scrive la legge, la porta in Parlamento e il Parlamento la vota. E poi invece abbiamo le leggi ordinarie, che praticamente nascono in Parlamento e sono quindi la fonte parlamentare, e quindi è il Parlamento primigenio, la fonte primigenia delle leggi ordinarie, che propone una legge e poi, diciamo, viene votata e si aggiunge al blocco del diritto positivo. Quindi, ritornando all'ordine delle fonti, in una confederazione in testa
a tutto c'è la costituzione di ogni stato nazionale, al secondo piano ci sono, per intendersi, le direttive europee o comunque le fonti europee, al terzo piano ci sono le leggi, praticamente leggi ordinarie, decreti legge e decreti delegati. E poi abbiamo anche, con il caos del titolo quinto nel 2001, abbiamo anche le leggi ordinarie, tant'è che le leggi regionali, pardon, che possono entrare in conflitto creando un casino tremendo. Grazie alla miopia e stupidità del Partito Democratico e della Lega nel varare il titolo quinto, che ebbe a creare un casino tremendo. Poi successivamente alle zone, praticamente nell'ordine delle fonti, sempre in Italia, riferendosi alle leggi, dopo le leggi regionali che con il titolo quinto del 2001 hanno pari livello in alcuni campi pari livello, avevano pari livello con delle leggi ordinarie, poi sono state in alcuni campi abbassate di livello, mentre in altri campi le leggi regionali prendono una cogenza pari a quelle delle leggi ordinarie, diciamo, provenienti dal centro, perché lo Stato si è ritratto. Poi abbiamo i regolamenti, quindi provvedimenti che poi amministrativi, e poi diciamo le circolari, e poi usi e consuetudini. Quindi quello che mi interessa premere sul fatto è che in una confederazione, nell'ordine delle fonti, in testa a tutti c'è la costituzione di ogni stato nazionale, mentre nella federazione, in testa all'ordine delle fonti, c'è la costituzione dello stato federato. La costituzione dello stato federato è di ordine molto molto superiore alla costituzione, della federazione è di un ordine molto molto superiore rispetto alla costituzione dello stato che si è federato. Quindi, per intendersi, la Costituzione degli Stati Uniti d'America ha una cogenza superiore rispetto alla Costituzione dello Stato del Tennessee o del Kentucky, perché la Costituzione del Kentucky o del Tennessee è inferiore alle leggi federali e è inferiore praticamente alla Costituzione degli Stati Uniti d'America. Quindi praticamente in una federazione in testa a tutte abbiamo l'atto di Costituzione della federazione con la sua relativa Costituzione, mentre nelle confederazioni in testa a tutto abbiamo sempre le costituzioni degli stati che si sono confederati. Ecco, quando si è sentito parlare molto spesso della Costituzione europea, la Costituzione europea non aveva nulla a che vedere praticamente con un atto di fondazione, perché era un trattato internazionale, quindi praticamente una cosa completamente, diciamo, in ordine delle fonti, ecco, pari a quello, diciamo, delle leggi ordinarie, per intendersi, con un trattato internazionale. E quindi non doveva, in Italia, diciamo, non serviva l'approvazione del referendum, in altri stati europei invece sì, ma comunque non aveva nulla a che vedere con quello che si spartiva per la Costituzione europea. Non è mai stata una Costituzione, perché per essere una Costituzione europea tutti gli europei avrebbero dovuto andare a votare praticamente i parlamentari e i rappresentanti per creare una costituente europea, che avrebbe dovuto scrivere l'atto di fondazione degli Stati Uniti d'Europa, in cui praticamente gli stati nazionali dell'Europa si sarebbero dovuti sciogliere e fondere. E queste sono le differenze fondamentali tra confederazione e federazione. Quindi quando sentite a dire nell'altro podcast, che potete trovare linkato in descrizione, che l'Unione Europea è una federazione, ecco, ci siamo capiti. L'Unione Europea è una confederazione. Dove risiede la sovranità e come si promana? Iniziamo a rispondere alla prima parte della domanda. Dove risiede la sovranità? In una monarchia la sovranità, il potere proviene dal re o dalla regina, e il potere proviene dall'alto, da Dio, che è collegato al re. Il re in una monarchia è al di fuori della legge, essendo lui stesso la legge. Se un re in una monarchia si affaccia alla finestra con un fucile e spara ed ammazza un suddito, ecco, non succede niente, perché il re è lui stesso la legge. Cos'è una monarchia costituzionale? Il re concede
Il re concede, l'ho detto 3 volte perché si capisca, il re concede al popolo la scissione dei poteri esecutivi, legislativo e giudiziario, per cui il re concede ai sudditi l'esistenza di un governo che ha l'iniziativa di legge. Il re concede al popolo l'esistenza di un Parlamento che fa le leggi ed approva le leggi del governo. Il Parlamento è poi eletto dal popolo nella forma della legge elettorale che il re ha accettato di concedere. Il re concede l'esistenza al popolo della magistratura che ha lo scopo di far rispettare le leggi. Quindi il re si spoglia della sua immunità pur essendo fonte del potere. Il re accetta di sottostare alle leggi votate dal Parlamento e varate dal governo, per cui in una monarchia costituzionale un re che si affaccia alla finestra e spari ad un suddito e lo uccida, ecco, il re finisce arrestato e poi giudicato e va, diciamo, in galera e viene deposto, quindi deve abdicare. Sì, avete capito bene, la Gran Bretagna è una monarchia costituzionale e non è una democrazia. Cos'è una democrazia? È un istituto in cui la sovranità proviene dal popolo. E cosa fanno le democrazie ai re? Beh, insomma, se si è negli Stati Uniti d'America, gli americani gli sparano ai re, come i coloni sparavano alle truppe britanniche di Sua Maestà. Se si è in Francia, i francesi tagliano la testa ai re con la ghigliottina. Se si è in Italia, i re finiscono in esilio, ed anche se hanno abdicato, avendo portato il paese alla rovina, gli italiani non lo fucilano. La democrazia, ossia il popolo alla sovranità nella Costituente, che praticamente è un'assemblea che scrive la Costituzione, che è la legge fondamentale dello Stato nazionale, in cui si dice a grandi linee quali sono i principi e come funziona il potere esecutivo, il potere giudiziario e il potere legislativo. La democrazia è l'inverso della monarchia. Nella monarchia il potere e la sovranità proviene dall'alto. Nella democrazia il potere e la sovranità proviene dal basso. Sono due istituzioni in cui la fonte primaria della sovranità è sostanzialmente opposta, anche se hanno in comune l'uso di una costituzione, come Magna Carta per la Gran Bretagna o la Costituzione della Repubblica del 1947 in Italia. Le monarchie costituzionali possono, in termini di libertà positive e negative, essere assai simili o identiche alle democrazie. Le democrazie o repubbliche possono essere di vario tipo: parlamentari, dove al centro dell'attività legislativa è, o perlomeno dovrebbe essere, il Parlamento. Poi abbiamo repubbliche presidenziali o semipresidenziali, che sono più decisioniste, con maggior potere all'esecutivo, che resta in carica per un tempo limitato. Poi abbiamo praticamente eventualmente le repubbliche anche popolari, che però sono un'altra cosa perché sono monopartito. Cosa se fa, diciamo, la repubbliche semipresidenziali, dove si ha praticamente una forma ibrida tra diciamo una forma particolare, diciamo, di repubblica presidenziale, dove ci sono due teste, diciamo il capo del governo quanto il presidente, diciamo, della repubblica. Dunque, tanto per dire, negli Stati Uniti un presidente può essere eletto 2 volte, non più di 2 volte, per un totale di 4 più 4 anni, cioè 8. Da noi in Italia il presidente della repubblica ormai ha preso l'andazzo di fare il bis, finendo per regnare per 7 più 7 anni, ossia per un totale di 14 anni di regno, il che è tutto dire, a volte quando si dice le cose, il senso del significato della parola delle cose, sta in tutto in quanto dura una carica. Come si promana la sovranità del popolo nella democrazia? Ecco, con la Costituzione che disciplina i modi e le forme della sovranità popolare, spiegando per principi e poteri, diritti e potestà, il funzionamento della divisione dei 3 poteri, esecutivo, che vuol dire avere l'iniziativa di legge, legislativo, che vuol dire votare o meno le leggi del governo, ma farne anche di altre a partire da iniziativa parlamentare, e potere giudiziario, che vuol dire applicare le leggi, in particolar modo nel penale, con l'obbligatorietà dell'azione penale, che vuol dire che per certi reati la magistratura non aspetta che ci siano denunce di parte lesa, ma si attiva, perlomeno si dovrebbe attivare, il procedimento penale in automatico. Quindi, tornando a bomba sull'ordine delle fonti, l'Italia è uno Stato nazionale, il suo ordine delle fonti è il seguente: la Costituzione al primo piano, poi al secondo piano, più in basso, abbiamo le fonti europee, poi abbiamo le leggi ordinarie, i decreti legge, decreti delegati o leggi delega, poi abbiamo i trattati internazionali che hanno cogenza di legge,
Poi sotto le leggi ordinarie, i decreti legge, i decreti delegati, diciamo, i trattati internazionali, abbiamo le leggi regionali, che solitamente sono di rango inferiore. Poi abbiamo regolamenti e circolari amministrative che sono di rango ancora inferiore alle leggi regionali. Poi abbiamo usi e consuetudini che infine sono appunto inferiori ai regolamenti e circolari amministrative. Ecco, come si vede, la Costituzione è in cima, come priorità all'ordine delle fonti, definisce gli ambiti in cui le leggi italiane non possono essere affondate dalle fonti europee, semplicemente perché la UE è una confederazione e lo Stato nazionale italiano ha devoluto alla UE solo pochi ristretti ambiti di competenza: politica monetaria, libertà di circolazione di merci e persone degli Stati confederati, libera concorrenza ed assenza di aiuti di Stato. E poi abbiamo, diciamo, quel ruolo che è stato dato al Parlamento europeo con le direttive, che chiaramente può andare a proporre, diciamo, direttive europee, però diciamo che sostanzialmente ora in determinati ambiti può andare in sostanza il Parlamento europeo a superare praticamente le leggi nazionali. Però dove non è stata data praticamente la relativa competenza, ecco, se manca la competenza, che la competenza è stata data con un trattato internazionale. Se non è stata data la competenza con un trattato internazionale, sostanzialmente le fonti europee sono inferiori alle leggi ordinarie, decreti legge e decreti o leggi delega, proprio per il fatto se la competenza non è stata praticamente data con un trattato internazionale, perché siamo in ambito praticamente di una confederazione e ci si muove nella cessione di sovranità con una serie di trattati internazionali. Che però sono i trattati internazionali che aggiungono pezzi e poteri al Parlamento europeo, si resta comunque in un ambito di una confederazione. Adesso poi andremo a parlare appunto del tema principale, avendo già discusso le differenze fondamentali tra confederazione e federazione. Possiamo andare a parlare appunto a discutere dell'ultimo tema. La UE alla ricerca della sua finalità politica. Punto di domanda. Ecco, la frase a mio avviso è priva di significato. La UE è una confederazione. La confederazione UE ha le sue competenze, si deve limitare a quelle. Perché è una confederazione, per definizione. La UE è una confederazione ed è formata da stati nazionali. Stati nazionali hanno una propria difesa ed una propria politica estera. La UE non ha una propria difesa, quindi non può avere una politica estera efficace. Può l'Unione Europea avere una difesa continentale dell'Europa? No, perché le confederazioni sono composte da stati nazionali e gli stati nazionali non devolvono la competenza della difesa e della politica estera, altrimenti non sarebbero stati nazionali. Gli stati che si federano, ossia si sciolgono dentro una federazione, devolvono la potestà della difesa e della politica estera. Quindi, se l'Unione Europea resta una confederazione, non potrà avere una difesa continentale dell'Europa, perché gli arruolamenti, la tecnologia, gli equipaggiamenti resteranno in capo agli stati nazionali. Quanti tipi di carri armati hanno gli Stati Uniti d'America? Uno solo, l'M1 Abrams. In Europa c'è il Leclerc, l'Ariete, il Leopard. Ecco, dovendo costruire carri armati per standardizzare pezzi di ricambio, calibro di munizionamento, componentistica, elettronica e, diciamo, e pezzi di ricambio di alta natura. Ecco, quale carro armato la UE deciderebbe di costruire? Boo! La UE non ha competenze sulla difesa e la UE non può imporre niente. Si possono fare bandi per finanziare le progettazioni di mezzi con soldi UE? Certo, ma alla fine della fiera i carri armati se li devono comprare gli stati nazionali e poi devono arruolare personale, creare caserme e rimesse per manutenzione e sottoscrivere contratti di manutenzione per i carri armati. Tutte poste di bilancio che restano in testa agli stati nazionali e le risorse sono scarse, suscettibili di impieghi alternativi e concorrenti. Se un vi scenta nella testa vuol dire che ci avete la merda. Quanti tipi di calibri di fucile ci sono negli USA? Ecco,
negli Stati Uniti d'America usavano il 5.56 nautico, nato con meccanica M16, adesso gli Stati Uniti stanno mutando calibro e poi fucili d'assalto, cambiando piattaforma. In Europa tutti gli Stati europei hanno fucili diversi, ma hanno preso un calibro comune, il 5.56 NATO appunto, solo perché i paesi NATO durante la Guerra Fredda, ecco, sono stati imposti dagli USA. Gli Stati Uniti hanno imposto la loro volontà e la necessità di una omogenizzazione ai fini della difesa contro il patto di Varsavia per standardizzare i calibri, i fucili e le munizioni in modo da agevolare la logistica. Ecco, la parziale omogenizzazione, ad esempio, sul munizionamento del 5.56 NATO deriva da specifiche NATO e non ha una volontà. MEC, c'è Unione Europea, che non avrebbe competenze. Può una confederazione evitare le guerre future tra europei? No! Lo dimostra la storia dell'Europa, gli europei hanno storicamente il brutto vizio di spararsi addosso. L'istituzione della Confederazione non è un'istituzione così forte da tenere assieme una comunità di popoli, se questi popoli non hanno deciso di federarsi. Se i popoli europei decideranno di federarsi, devono creare una Costituente Europea. La Costituente Europea scrive una Costituzione degli Stati Uniti d'Europa, in cui gli Stati nazionali si dovrebbero sciogliere, devolvendo la difesa e la politica estera, e perdendo così gli Stati nazionali la propria identità di Stato nazionale. Un cittadino del Tennessee è uno statunitense che vive nel Tennessee perché nel 1776 i suoi parenti si sono ritrovati in un posto, hanno scritto la dichiarazione di indipendenza e poi nel 1787 la Costituzione americana si è trasformata in federazione. Un cittadino italiano è un italiano dal 1871 che in modo storicamente ed incidentalmente dal 2000 cittadino italiano appartiene alla Confederazione Europea, non avendo il popolo italiano mai votato niente a riguardo, perché la Costituzione italiana sottrae la potestà della politica estera alle decisioni del corpo elettorale. Se vi sembrano cose identiche, vuol dire che non avete capito un cazzo. Cominciai dal fatto che l'Italia, entrando in euro, aveva promesso di entrare in un percorso di risanamento del debito pubblico. Invece, dopo 25 anni, l'Italia non solo non ha stabilizzato il proprio debito pubblico, ma lo ha persino raddoppiato, andando a violare gli stessi fondamenti della nascita dell'euro, che è un pilastro dell'Unione Europea. Poi si potrebbe parlare dell'attacco catto comunista all'Europa, ecco il link del podcast se vi interessa questo tema, lo trovate in descrizione. Vi suggerisco di ascoltare il podcast precedente, Il futuro dell'Unione Europea, Foresight geopolitico, l'Europa nel XXI secolo. Un podcast interessante sulle prospettive future. Ecco, per questa puntata è un po' tutto. Un saluto, ciao, alla prossima.